Questa sera abbiamo parlato di smart working, in italiano lavoro agile. In realtà è un disegno di legge presentato da Irene Tinagli, che era una delle relatrici di questa sera, ed altre parlamentari trasversali, e questo è un valore aggiunto che abbiamo sottolineato, per parlare di come sta cambiando il mondo del lavoro, come sta cambiando l'organizzazione delle attività di lavoro e che differenza c'è tra appunto il lavoro agile e il telelavoro, che sappiamo che in Italia non ha dato grandi risultati. È un modo per trasformare il paradigma delle organizzazioni del lavoro, per cui si passa dalla concezione fordista del timbrare il cartellino a una concezione più in linea con il mondo di lavoro oggi contemporaneo, che è quella del produrre risultati attraverso una flessibilità rispetto alla sede e agli orari di lavoro. Ci sono delle opportunità rispetto allo smart working, basti pensare che l'osservatorio fatto per esempio dal Politecnico di Milano sullo smart working ha stimato in 27 miliardi di euro la possibilità di beneficio per l'economia italiana che potrebbe derivare da uno smart working e quindi da un modo diverso di concepire la produttività. Ci sono anche dei rischi, perché il lavoro è anche relazione e quindi l'isolamento, il lavoro da casa, il lavoro attraverso lo smartphone o attraverso l'informatizzazione o la tecnologia può portare anche a un isolamento del lavoratore e a un difficile rapporto rispetto al datore di lavoro. Di tutti questi argomenti abbiamo parlato oggi, questa sera, nell'iniziativa di Bologna Futura con Irene Tinagli, con la vicepresidente della regione Elisabetta Gualmini, con Elena Giannino, che è una persona che si occupa di creatività per Minerva, che lavora per Federmanager sul creative problem solving. Abbiamo parlato con Francesca Ferrazzi, che è un'imprenditrice femminile che si occupa di impresa nel settore della moda, e con Alessandro Alberani, segretario regionale della CISL per l'area della città metropolitana. Sono molto contento dell'iniziativa della serata e la partecipazione degli ospiti, di tanti amici, come dire, conferma la bontà della scelta. Avevamo anche un messaggio di metodo da mandare, che è il problema della parità salariale tra uomini e donne, il problema della parità dei diritti, il problema della parità nelle opportunità di fare carriera e di sviluppare i propri talenti non può essere un problema di genere, è un problema che riguarda gli uomini e le donne, è un problema che riguarda il paese Italia, per crescere più forte insieme.